Domenica 17 settembre 2017, Monsignor Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, ha presieduto la celebrazione eucaristica delle 11:30 nella chiesa di San Pio. La misericordia di Dio, ha spiegato Monsignor Marcianò, sgorga solo dalla croce. E a Padre Pio è stato concesso questo sguardo della croce e dalla croce che gli consentiva di penetrare i cuori, di discernere le situazioni in modo sorprendente. Quasi a tutti sarà capitato di stare, che so io, sulla cima di un monte, più o meno alto, qui siamo sul Gargano, e di osservare con stupore come sia diverso ciò che dall'alto si contempla. Una visione di insieme, la possibilità di vedere le cose in una certa completezza. Ed è così. Ci sono cose che si vedono solo dall'alto e dall'alto hanno un'altra prospettiva. E questo sguardo dall'alto che è stato concesso a Padre Pio, ed è questo sguardo che gli consentiva di penetrare i cuori, sguardo dall'alto, gli consentiva di discernere le situazioni in modo sorprendente, grande uomo di discernimento, di essere, a me piace definirlo così con la parola di Dio di questa domenica, ministro del perdono, ministro del perdono di Cristo, Padre Pio. Siete devoti, siete cioè desiderosi, attenti, di approfondire il suo messaggio, la sua eredità, e di sentirlo accanto a voi come un padre, quale è stato e quale continua ad essere. Sono felice di essere qui e di avere anch'io la possibilità di testimoniargli la mia devozione e il mio amore. E se è vero che Padre Pio è stato uno straordinario ministro del perdono, come l'abbiamo definito all'inizio, è altrettanto vero che egli è stato uno straordinario portatore della croce di Cristo. Tutti lo ricordiamo, magari per averlo visto nei filmati, con la mano benedicente dall'alto della finestra del convento, dall'alto della finestra del convento, ma è dall'alto della croce che egli, come Gesù, ha saputo rivolgere alla storia, alle persone, a questa stessa terra, uno sguardo carico di benedizione. Amici, la benedizione, lo abbiamo cantato nel Salmo 102, è legata al perdono. Il salmista ci ha fatto pregare così: benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe. Vedete come la benedizione è legata al perdono. Dunque il perdono e la croce, quasi due polmoni che hanno dato respiro alla vita di Padre Pio. Ha respirato così Padre Pio, con questi due polmoni, croce, perdono. Ma cos'è il perdono? Cos'è il perdono di Cristo, del quale Padre Pio fu ministro? Forse a noi non è molto chiaro, confessiamolo. Forse abbiamo bisogno di comprendere, di convertirci. Cari amici, il perdono non ha prezzo, però paradossalmente ha un costo altissimo. Nel peccatore, e sente tutta la ferita che il peccato ha provocato, noi lo sperimentiamo con crudezza, che il peccato ha provocato in Cristo, che versa il suo sangue perché prende su di sé il nostro peccato. Altro che commuoverci dinanzi al crocifisso. La croce, questo è il prezzo del perdono.
Padre Pio lo ha capito bene. La croce lo ha trasformato. Ecco perché stava dinanzi ore e ore al crocifisso. La croce dice la gravità del peccato e assieme l'immensa possibilità di esserne liberati, perché Gesù questo peccato lo prende su di sé e sapete cosa fa? Lo trasforma in guarigione, in salvezza. E Padre Pio ha saputo essere collaboratore, ha saputo essere testimone di Cristo così. Molti, anche dopo un solo incontro con Lui, soprattutto dopo una confessione con Lui, si sentivano trasformati, che ne sperimentassero la dolcezza o il rigore, l'incoraggiamento o la severità, riuscivano a fare una straordinaria esperienza di amore, anche quando sgridava, una straordinaria esperienza di misericordia, si ritornava a Lui. E ricordiamo tutti come Papa Francesco, per il Giubileo della Misericordia, abbia voluto esporre il corpo di San Pio alla venerazione dei fedeli in San Pietro, assieme a quello di San Leopoldo Mandic. Ma questa misericordia, noi lo sappiamo bene, sgorga solo... Guardiamo tutti il crocifisso per un attimo, non guardate me, il crocifisso. La misericordia sgorga solo dalla croce. Dire croce, dire crocifisso e dire misericordia. Le sofferenze, le fragilità, le tentazioni al male. Dall'alto della croce Gesù vede il dolore, vede il peccato dell'uomo. E sapete, Gesù non desidera altro che salvare l'uomo. In che maniera? Prendendo il male su di sé. E questo lo sguardo dall'alto concesso a San Pio, che lo ha reso ministro del perdono, e lo sguardo della croce e lo sguardo dalla croce. Egli ha continuato sempre ad identificare la verità e la gravità del peccato, sempre, ha sempre detto questo è peccato e non si fa. Però attenti, ha amato i peccatori al punto da partecipare egli stesso all'opera salvifica di Gesù. Colpisce profondamente il modo in cui si rivolge a Dio Padre. Sentite cosa diceva San Pio. Tu mi hai fatto salire sulla croce del figlio tuo. Tu. Sono convinto che giammai ne discenderò, giammai, dice Padre Pio. Rimarrò lì, attaccato con te, come te. Noi, quando sperimentiamo la croce, io, quando sperimento la croce, speriamo che il dolore finisca subito. Egli invece la accoglie in totalità, per sempre, dice giammai. Perché dalla prospettiva della croce sempre si vede qualche sofferenza da prendere su di sé, affinché attenti sia tolta agli altri. Dalla prospettiva della croce sempre si vede qualche dolore da curare. Dalla prospettiva della croce sempre si vede qualche peccatore da salvare. I nostri occhi vedono solo noi stessi o vedono i fratelli bisognosi di essere salvati, supportati? Si vede dalla croce con uno sguardo diverso, è lo sguardo dell'amore. Chiediamoglielo a Padre Pio, dammi lo sguardo dell'amore. Quell'amore che ha portato San Pio, come dice San Paolo, a non vivere più per se stesso. E questo amore ha avuto in lui due segni esterni. Da una parte la carità concreta, la disponibilità, infatti non vivere per se stesso era un vero e proprio consumarsi per gli altri, in particolare nel sacramento del perdono, in una disponibilità, come sapete, che oltrepassava tempi, criteri umani ed era scevra da ogni protagonismo. Basti pensare all'obbedienza con cui accettò di non celebrare in pubblico, di non confessare, di essere separato da coloro per i quali viveva. Dall'altra parte le stimmate, anch'esse sono
segno di totalità, cioè la totalità del coinvolgimento della sua vita fino al corpo nella vita di Cristo, nella vita dei fratelli, ma anche nella vita del suo padre e fondatore, San Francesco.